È stato così, mentre qui vediamo gli highlights. No, non mi è piaciuto, troppo compassato, arriva troppo tardi sul pallone, impreciso anche in alcuni passaggi e poi non fa viaggiare il pallone in verticale, ci penso un po' troppo, evidentemente non è proprio nella migliore condizione. Alessandro Pinelli a tutto campo ha avuto la possibilità di capire, di scorgere anche i movimenti di Antonio Conte e soprattutto di chi è rimasto soddisfatto, Alessandro. Soddisfatto del dialogo tra Zaza e Immobile. Mimmo, quando deve stato alzando la palla, lanciando la palla lì, servivano maggiori segni. E soprattutto di chi è rimasto soddisfatto, Alessandro? Soddisfatto nel dialogo tra Zaza e Immobile. Meno quando abbiamo impostato alzando la palla, lanciando la palla lì, servivano maggiori inserimenti negli spazi, nel corridoio. Da pallone da Giacchetti, molto molto bene, e Sciarri che ha ottenuto parte contro il portiere Rabatski, il montaggio, il 27esimo, sbloccato la partita. Ha segnato. Interessante che il cosa fa la finale, per la difesa, o sconfiggere gli spazi, e a questo punto la partita merita veramente, e con il alla macchina di azione Alessandro Pinelli, molto molto composto, Antonio Conte è un risultato quello della macchina, ma Conte è molto molto pensierosa, più sul pezzo, più sul tempo offensivo dell'Italia, vuole vedere uno sviluppo maggiore e anche adesso mi ha finito per dare ulteriormente indicazioni questo piccolo bel Antonio Conte si conferma rigorista per l'Italia, si conferma secondo miglior marcatore azzurro in 5 di Antonio Conte, 4 motori in 5 da Antonio Pinelli, invece aveva segnato contro la Scozia, quarta rete per Antonio Candela, ricordiamo il cucciaio nel mimoso contro la Croazia, in perspetto grande condizione del calcio di rigore, la spiazzata tutta l'avversario, adesso attaccato in maglia, tutti manca per avviamento, si muove pallone in tutto lo spazio, avanzando sulla direzione conoscita di Matteo Dalla, di nuovo deve essere più veloce nell'impostazione del controverde, la ripartenza avrebbe troppo tempo, credete lo palo lontano dal gran movimento, incredibile, un moto perfetto di Zaza che lo schiaccia un po' all'interno della nostra metà campo e quindi sono mancati anche gli inserimenti di Ciacchini per questo motivo, Ciacchini che comunque resta uno dei motori di questa metà nazionale, uno degli uomini maggiormente in forma, mentre qui vediamo un altro fondo degli azzurri, ma dobbiamo anche tenere in considerazione Bruno Aurore. Ancora un duello aereo, El Shaarawy si coordina, la conclusione radente deviata, calcio d'angolo per gli azzurri. E si sente di nuovo l'entusiasmo dello stadio Bentegodi, l'abbiamo detto, 28.000 biglietti venduti. Eccola la conclusione di esterno, vedere la propria abilità nel gioco aereo. Il cross di Florenzi, l'uscita con i pugni di Radetzky, dalla parte opposta c'è tanto spazio per Candreva che può controllare il pallone ed effettuare un cross preciso. Questa volta il colpo di testa è assegnato proprio Daniele De Rossi, appena entrato in campo. L'esultanza di Antonio Conte, il colpo di testa di De Rossi sul cross preciso di Candreva, 2-0 per l'Italia al 26esimo del secondo tempo. Ma è anche abbastanza logico, Daniele De Rossi ha anche questi colpi, ha anche il colpo di testa nel suo bagaglio, sta meglio, si vede, è evidente insomma. Rivediamo, poi andiamo a sentire le impressioni dalla panchina. Il cross tagliato di Candreva, De Rossi che stacca, rimane immobile Radetzky, preso in controtempo dalla conclusione del centrocampista azzurro, che è anche il giocatore della Roma ad aver segnato il maggior numero di gol in nazionale, quando naturalmente indossava la maglia giallorossa, è salito a quota 18 gol in azzurro ed è il miglior marcatore di questa nazionale. Alessandro Antinelli a bordo campo.